qualche giorno è uscito un nuovo aggiornamento per Stalker Gamma, uno dei modpack più giocati e discussi nella community di Stalker, e oggi andiamo a vedere insieme quali sono le novità più succulente ed importanti della nuova patch 0.91. Ma prima di cominciare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi altri contenuti su Stalker e su altri videogiochi. Molti di voi che guardano i miei video poi dimenticano di iscriversi. Coraggio, signore e signori, aiutatemi a raggiungere il prossimo obiettivo, cioè quello dei 3000 iscritti. Conto su di voi, ma ora ecco tutte le novità di Stalker Gamma 0.91. Non andremo ad analizzare in questo video ogni singola voce delle patch notes, ma vedremo le cose più importanti e che hanno un impatto sull'esperienza complessiva del gioco. Se volete invece dettagli approfonditi di questo update, vi lascio il link alle patch notes qui sotto in descrizione. Innanzitutto partiamo dall'engine, che è stato finalmente aggiornato e che consentirà sicuramente per il prossimo futuro maggior spazio di manovra nella modifica e aggiunta di ulteriori file, e senza intaccare le performance. Quindi abbiamo un nuovo eseguibile. Sono stati inoltre aggiunti parecchi add-ons, tra questi alcuni sono nuovi modelli per alcuni mutanti, tra cui gatti e cinghialotti zombie, e nuovi modelli e animazioni per alcune armi già esistenti nelle versioni precedenti di Gamma, come per lo SPAS e la PP2000. Altri add-ons vanno a modificare l'interfaccia, rendendola più intuitiva, e altre modifiche vanno ad intaccare invece la quality of life dei giocatori, con per esempio un'aggiunta di informazioni visibili sulle armi per capire già da una prima occhiata le condizioni di tutti i componenti di una qualsiasi arma. Oppure un altro add-on che mi fa piacere vedere qui è l'autostack per gli oggetti a più usi. Prima bisognava smanettare un po' con i nostri medicinali e con i consumabili per risparmiare peso, ora invece questo nuovo sistema farà tutto in automatico e dovremo preoccuparci di una cosa in meno durante la gestione del nostro inventario. È stato inoltre modificato il sistema di viaggio rapido, rendendolo più libero ma allo stesso tempo più giusto. Ora il costo del fast travel sarà proporzionale alla distanza percorsa, ma possiamo persino scegliere di farci scortare fino alla nostra destinazione. Costerà di più, chiaramente, ma direttamente dalla mappa del PDA possiamo chiamare questa voce. E a proposito di mappa, è stato aggiunto anche un sistema di waypoint. In pratica, da questo update possiamo segnalare una zona nella mappa assegnandogli un pin, e poi potremo disegnare una serie di waypoint che tracceranno un percorso tra un pin e l'altro. In questo modo potremo innanzitutto mettere un segnale sulla mappa se per esempio troviamo un oggetto, un'arma, un'armatura che vorremmo prendere ma per cui non abbiamo abbastanza spazio nell'inventario. In questo caso basterà segnare il punto preciso sulla mappa e tornare in un secondo momento, oppure potremo sviluppare un piano d'azione per assaltare un avamposto direttamente dalla mappa, creando percorsi specifici su come avvicinarsi all'obiettivo e come eventualmente fuggire in caso di difficoltà. Un'altra donna che ritengo interessantissima è la nuova modalità Souls-like. Questa, tra virgolette, condizione fa sì che nel momento in cui veniamo uccisi non saremo costretti a ricaricare la partita. Infatti, quando saremo KO, uno stalker alleato verrà a trascinarci via da lì per portarci nell'avamposto alleato più vicino. E ce li sveglieremo però con parte dell'equipaggiamento perso. Può addirittura capitare di perdere ogni singolo item dell'inventario. Solitamente basterà tornare sul posto in cui siamo stati messi KO per riprendere lo zaino e recuperare almeno gran parte del nostro equipaggiamento. Ma c'è anche una possibilità che tornando nel punto in cui siamo stati messi KO non gli troviamo proprio un bel niente. Questa donna secondo me aggiunge parecchia varietà al gameplay. È una perfetta via di mezzo tra il playthrough normale e il playthrough attivando la Iron Man mod, cioè la modalità con vite limitate. È stata anche aggiornata una delle mie mod preferite, ovvero la Hideout Furniture, ovvero quella mod che aggiunge la possibilità di creare workbench, casse e altre cosette fighe per personalizzare il nostro nascondio personale. Ebbene, con questo update ora sono stati aggiunti nuovi item craftabili, come l'espositore per le armi, sia per le armi lunghe che per le pistole. Se come me amate in ogni playthrough collezionare ogni arma che trovate, beh, con questa mod non sarete costretti a tenerle tutte dentro uno scatolone, ma anzi potrete sfoggiarle con gli altri stalker e metterle in bella vista, oltre che pronte all'utilizzo. E più o meno con gli add-ons abbiamo finito. C'è qualcosina ancora di cui non ho parlato, ma se siete interessati, come ho detto, trovate più dettagli nel link in descrizione. Ora passiamo invece a una delle componenti del gioco più ritoccata e che secondo me è anche più importante, ovvero la progressione. Qui sono parecchie le modifiche, ma cercherò di riassumere i punti più fondamentali. Quindi, come prima cosa, abbiamo un ribilanciamento completo delle stash e degli oggetti che possiamo trovarci all'interno. Con questo update, infatti, le stash che possono contenere
ovvero gli strumenti per il crafting, si possono trovare solo nelle stash verdi. Queste le possiamo ottenere in modo garantito ogni 8 quest completate, oppure randomicamente come ricompensa per una singola quest o addirittura aggirando il PDA di uno stalker morto. Invece le stash bianche, quindi quelle più comuni, avranno al loro interno una maggiore quantità di componenti per craftare munizioni e maggiori probabilità di contenere anche il kit per creare medicinali o quello per creare le munizioni. Sia le stash verdi che quelle bianche ora ci verranno segnalate non troppo lontane dalla nostra posizione. Prima poteva capitare che ti trovavi estremamente a sud nella zona e scoprivi le coordinate per una stash che stava però a Pripyat. Ecco, ora questo sistema è stato decisamente bilanciato per essere anche più verosimile. Come abbiamo anticipato, con i nuovi add-ons è arrivato anche un nuovo sistema di viaggio rapido. Ora è decisamente migliore e c'è più studio dietro. Devo però ancora capire se questo nuovo fast travel sia compatibile anche con il nuovo sistema di pin e waypoint. Sono veramente curioso di scoprirlo. E infine abbiamo qualche ritocco per quanto riguarda la scelta dello iniziale. Alcune armi ora costano meno e altre di più. Sono state anche cambiate le pistole di partenza per le fazioni NATO, ma bene o male qui non abbiamo cambiamenti rilevanti. Come vi ho sempre detto, nella scelta iniziale non è tanto l'arma, ma le munizioni che intendiamo utilizzare nelle fasi iniziali ad essere il punto focale più importante del nostro playthrough. E per quanto riguarda la progressione, direi che abbiamo detto più o meno tutto. Passiamo allora al gameplay, perché anche qui le modifiche sono tante. Allora, sono stati finalmente ritoccati gli spawn per quanto riguarda fazioni e mutanti nella metà nord della zona. Finora era senza dubbio una zona pericolosa, ma come sapete più andate verso nord e più i pericoli si faranno importanti. Ma con questo update ora ci sono molti più spawn in molte più zone del nord. Ma non sono solo aumentati gli spawn e le zone di spawn, ma anche i tipi di nemici che possiamo incontrare. Ora le fazioni ISG e Sin saranno molto più comuni nelle zone a nord. E non solo, finora i mutanti grossi, quelli in assoluto più pericolosi come i Controllers, i Pseudo Giant e altri, spawnavano singolarmente in una certa zona. Ora invece, soprattutto nel nord, potremo incontrare certi mutanti in gruppi o branchi. E addirittura c'è una possibilità di incontrare un nuovissimo mutante, cioè il gigante saltellante. Quest'ultimo però dovrebbe spawnare soltanto a nord. E io personalmente ancora non ho avuto il piacere di conoscere questa nuova entry di Stalker Gamma. Essendo quindi la zona più a nord diventata estremamente più pericolosa, è chiaro che prima di avventurarci in tali location sarà indispensabile ancora più di prima essere equipaggiati bene, almeno con un paio di armi da media e corta distanza. Dovreste essere pieni di munizioni e medicinali e soprattutto avere un'ottima armatura, altrimenti i primi vostri passi a nord saranno anche gli ultimi. Altre modifiche invece sono state fatte nella zona più a sud della mappa, ovvero tutte quelle zone che esploreremo nelle prime ore. Infatti qui sono stati ritoccati gli spawn. In Rostock, per esempio, la sede dei Duty, ora ha meno spawn per i mutanti, mentre per esempio invece Midos ne ha di più. È interessante secondo me il lavoro fatto nel cimitero dei camion, ora questa è la location più pericolosa dell'intero sud per quanto riguarda i mutanti. Anche qui possono spawnare in gruppi e come viene detto nelle patch notes, ora questa location è sì più pericolosa, ma anche tra le più rilevanti per quanto riguarda il loot. Sono stati fatti degli tocchi anche per quanto riguarda i danni psichici. Ora subire tali danni sarà ancora più un problema. Finora molti player usavano degli artefatti che andavano ad aumentare la resistenza ai danni psichici, in alcuni casi addirittura rendendo il giocatore completamente immune. Ecco, ora questa cosa qui non esiste più. Sommando tutti i bonus da armature e artefatti si può arrivare ad una resistenza complessiva ai danni psichici fino ad un massimo del 99%, quindi all'immunità non ci si arriva più. Ma è stato tutto secondo me intelligentemente bilanciato, in quanto per esempio le sostanze che curano dai danni psichici hanno avuto un aumento delle caratteristiche del 20%, proprio per compensare questo aumento del danno in generale. Come abbiamo menzionato anche prima, c'è stato un rework dei mutanti, quindi ne spawnano di più e sono anche più tossici da buttare giù. Quindi buona caccia. Sono state modificate le velocità di respawn degli artefatti delle anomalie. Ora spawneranno molto più in fretta, ma allo stesso tempo gli spawn sono decisamente più random. Sono state aggiunte anche nuove missioni. Per esempio ora ogni fazione ci potrà assegnare quest per il recupero di kit per craftare medicinali o per craftare munizioni. Oppure Sakharov ci darà il compito di ripulire dai mutanti alcuni dei laboratori sotterranei. E non solo, sono state modificate anche le quest già presenti in game. Per esempio per le missioni di recupero di un'arma, ora la ricompensa sarà direttamente proporzionale alla condizione dell'arma stessa. Oppure, e questa secondo
secondo me è una delle modifiche di cui avevamo più bisogno. Finora ci capitavano delle taglie, quindi missioni per fare fuori un determinato stalker di una determinata fazione che avevano location un po' troppo random. Infatti poteva capitare che da Cordon, location in estremo sud della zona, ci venisse assegnata una taglia per un bersaglio che però si trovava a diverse location di distanza, rendendo quella missione praticamente impossibile da completare perché dall'inizio non si ha tale accesso a tale zona. Invece ora le missioni taglie assegnateci saranno per bersagli limitati nelle zone confinanti della zona in cui ci troviamo nel momento dell'assegnazione, o al massimo nelle zone che confinano con le zone confinanti della nostra zona. È un po' una confusione, ma è più facile a vederlo che a spiegarlo. In pochissime parole, le taglie con l'update 0.91 saranno vicine o comunque più facilmente raggiungibili. Sono state ritoccate anche le relazioni del giocatore con le fazioni. Ora fare secco uno stalker di una fazione alleata ci farà perdere molti, ma molti più punti di fiducia, quindi state attenti a non fare fuoco amico, perché potreste presto altrimenti ritrovarvi senza alcuna fazione amica. Inoltre sono stati modificati i comportamenti dei nemici. In situazioni di combattimento, per esempio, cercheranno di mettersi dietro il riparo più vicino prima di ingaggiare. Inoltre gli stalker di più alto grado, quindi quelli più esperti, ora capiranno che usando le torce di notte il player può facilmente vederli. Ecco, ora gli stalker veterani di notte useranno visori notturni non lootabili e niente luci visibili. Questo, oltre che aumentare di molto l'immersione nel gioco, renderà gli scontri notturni nella fase avanzata di gioco una goduria incredibile. E per il resto, ragazzi, abbiamo tantissime altre modifiche di bilanciamento e correzioni, ma se volete approfondire, come ho detto, vi lascio il link alle patch notes complete qui sotto in descrizione. Considerate però che questi bilanciamenti intaccano quasi ogni aspetto del gioco, quindi abbiamo modifiche dei valori di alcune munizioni, leggere variazioni del gameplay e cose come il rework del sistema di armature degli NPC. Quindi sì, nonostante all'apparenza potrebbe sembrare una patch piccola, in realtà questa 0.91 di gamma è tanta roba. L'esperienza complessiva di gioco migliora parecchio. Quando si parla di quality of life è sempre tutto ben accolto. Detto questo, ragazzi, io spero che abbiate apprezzato questo update. Io lo sto testando un po' in questi giorni e se siete d'accordo, direi che potremmo pure farci qualche bel contenuto, magari qualche live qui su YouTube o una serie in vecchio stile. Fatemi sapere cosa preferireste vedere su Stalker Gamma. E io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, così da sostenere il canale. Detto ciò, vi auguro una buona giornata. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento e ciao ciao ciao.